Tiziana Gulotta dalla redazione di Radio 100 Passi. Oggi intervistiamo Frank in Bergamo, sostituto procuratore generale a Caltanissetta. Buonasera. Buonasera. Partiamo con la prima domanda. C'è un mistero che ancora avvolge l'omicidio di Peppino Impastato, avvenuto l'8 maggio del 78. L'archivio di Peppino, composto da lettere, volantini, libri, portato via dai carabinieri quella notte dell'8 maggio e mai restituito alla famiglia Impastato, potrebbe contenere appunti importanti che mettono in luce le convergenze tra le istituzioni e i mafiosi. Secondo lei, quali complicità Peppino avrebbe scoperto? Allora, è difficile ricostruire la possibilità che aveva avuto Peppino Impastato di entrare a conoscenza di determinati argomenti ragionando col senno di poi e su carte che non sono state trovate. Allora, ragioniamo su quello che c'è. Certamente Peppino Impastato si stava occupando degli affari della mafia, di certo si stava occupando del rapporto tra la mafia e le istituzioni sul territorio, molto probabilmente, e lavorando in assoluta solitudine, aveva anche capito quali erano all'epoca i rapporti che intercorrevano tra Badalamenti, che era il capo, che era uno dei capi di Cosa Nostra, non solo il capo mafia di Cinisi, e alcuni apparati delle istituzioni. Io vorrei ricordare solo una cosa, che in quegli anni, siamo nel 78, si agitava per in Italia anche lo spettro del cosiddetto golpe borghese, nel quale ebbe un ruolo anche Badalamenti. Quindi un'ipotesi verosimile è che Peppino Impastato possa aver ricostruito una serie di rapporti imbarazzanti tra istituzioni non solo territoriali, non sono limitate al territorio di Cinisi, e il clan Badalamenti. Queste però sono ipotesi che sono state già vagliate dalla Commissione parlamentare antimafia, che ha fatto un ottimo lavoro di ricostruzione del cosiddetto depistaggio. Io mi sono occupata del processo invece per l'omicidio e degli autori materiali, dei mandanti dell'omicidio stesso. In teoria l'archivio di Peppino Impastato avrebbe potuto contenere molte carte importanti, nella realtà non lo sappiamo, cioè fino a quando non si capirà se è mai esistito questo archivio non riusciremo a fare delle ipotesi fondate. La relazione sul caso Impastato, approvata nel 2000 dalla Commissione Antimafia, ha ricostruito le dinamiche del depistaggio, ma i responsabili sono rimasti impuniti. Quanto siamo ancora lontani dalla verità piena? Io non userei il termine di impunità, io userei un termine diverso, nel senso che lavorando a 30 anni di distanza da un fatto, la magistratura può accertare solo delle responsabilità che non sono prescritte, vi sono delle responsabilità di altro genere che sono scritte in quelle carte, c'è un nome e cognomi, non si parla di impunità. La verità piena per quanto riguarda l'omicidio, la ricostruzione del fatto e dei mandanti mafiosi, io penso che sia stata raggiunta con le sentenze a carico di Badalamenti e Palazzolo. Per quanto riguarda il depistaggio vorrei ricordare che contrariamente a quello che è avvenuto in molti fatti italiani, qui è stato fatto anche un passo in avanti, una commissione parlamentare d'inchiesta ha dipinto uno scenario a dire vero inquietante, istituzioni dello Stato che si erano preoccupate di insabbiare le indagini. Non vedo quale responsabilità oggi si possa andare incontro dal punto di vista dell'accertamento. Vorrei ricordare che la magistratura accerta responsabilità penali in base a prove e responsabilità che non sono prescritte. Mi dispiace deludere, come dire, le aspettative di molti, mi rendo conto che è un caso che suscita grande interesse, ma probabilmente adesso toccherà agli storici, ai politici, ai sociologi. La magistratura ha un campo di indagine parzialmente diverso. Nel 97 lei ha rappresentato l'accusa nel processo per la morte di Peppino Impastato. Ricorda qualche momento particolarmente difficile? Poi lei è una donna. Dal 97 al 2002. Sì. Io ho riaperto le indagini nel 97. I momenti difficili sono quelli che sono i momenti difficili di un'indagine complicata, un'indagine di grande responsabilità, perché riprendeva le carte, e mi piace ricordarlo in questo momento, di Chinnici, le carte di Caponnetto, le carte di Falcone. Il processo Impastato nasce da uno straccio del maxi processo. Era un'enorme responsabilità quella di riprendere quelle carte, riaprire quelle indagini e portarle a un qualche risultato, e ci siamo riusciti. E devo dire che ci sono stati anche momenti molto belli dal punto di vista professionale, momenti eccezionali, come quando ad esempio nell'aula bunker del Lucciardone venivano i ragazzi a seguire le udienze del processo, non si vedeva dal maxi, vedere le scuole là affacciate sulla balconata e che guardavano Gaetano Badalamenti in videocollegamento dagli Stati Uniti, che sopportava un processo che lui considerava veramente un'onta. E vorrei ricordare che è la prima e l'unica condanna che ha avuto Gaetano Badalamenti in Italia.
Lei è una donna, ma ha avuto particolarmente paura? No, la paura credo che sia un sentimento assolutamente normale per un uomo e anche per una donna naturalmente. Posso aver avuto più preoccupazioni forse per la gente che mi stava intorno o qualche difficoltà di movimento in più. E, l'importante è riconoscerla la paura e saperla gestire, addomesticare. Io diffido molto di quelli che dicono che non hanno paura. La paura è un sentimento umano che c'è e deve essere adeguatamente controllato, se ci si riesce, altrimenti si cambia mestiere. Peppino Impastato ha rappresentato e rappresenta un personaggio di grande rottura storica e culturale. Secondo lei, quali sono oggi i personaggi che possiamo considerare di rottura con un tipo di mentalità mafiosa? Ma intanto i giovani siciliani che stanno dando ottima prova di presenza sul territorio, penso ai giovani di Addio Pizzo, le associazioni antimafia, tutti quelli che si muovono sul territorio, le organizzazioni che si muovono in nome di Peppino Impastato, perché no? Perché non dirlo? Peppino Impastato è diventato un simbolo positivo, simbolo di una Sicilia che c'è sempre stata, di una Sicilia che sa rompere con i propri legami, che sa anche quanto costi rompere con questi legami. Vedete, io sono siciliana. E quindi so che significa avere la mafia nel territorio di appartenenza, la contiguità della persona che ti sta accanto e che sai che appartiene però a un'altra mentalità. Quella che vive la Sicilia è una grandissima contraddizione tra un'ansia di rinnovamento, di cambiamento e quant'altro e la necessità di fare i conti anche con una realtà che ancora però ci condiziona. Radio Out, la radio di Peppino Impastato, ha avuto un importante ruolo nella lotta alla mafia e ha fatto perdere consenso sociale alla mafia utilizzando lo strumento della satira. Secondo lei, Radio 100 Passi, che ruolo dovrebbe avere? Ma Radio 100 Passi secondo me svolge ottimamente il proprio ruolo e dovrebbe avere il ruolo di supporto a queste nuove voci che sorgono sul territorio. Vedete, i mezzi di comunicazione, in questo Peppino Impastato fu una specie di pioniere, sono molto importanti per formare la coscienza politica di un paese. Avere la possibilità di un mezzo veloce, rapido e affascinante come la radio per comunicare con tante persone credo che sia un bene prezioso, una cosa molto importante. Penso che sul nostro territorio dovrebbero nascere molte più voci di questo genere, ma già dare forza a quelli che si muovono da questo punto di vista penso che sia importante. Quindi un bocca al lupo, un consiglio, cosa ci vuol dire? Dando da parte mia un ringraziamento a tutti quelli che non lo fanno per mestiere come lo faccio io, ma lo fanno per passione, che lottano alla mafia perché sentono che è una questione di dignità. E quindi grazie a loro e soprattutto il consiglio banale, se volete, di tenere sempre alta la propria capacità di indignarsi. Credo che sia l'unica ricetta possibile, non solo in Sicilia ma anche in tutta Italia. L'ultima domanda, vediamo se... Lei ha dichiarato in un'intervista che per le indagini patrimoniali occorrono ancora nuovi strumenti, nuovi e molti strumenti. Quali sono questi strumenti? Ma guardate, le indagini patrimoniali sono una specie di simbolo agitato ad arte anche molto in questo periodo per dire che si sta facendo molto contro la mafia. Sono la vera frontiera della lotta alla mafia, ci vogliono molti strumenti. Alcuni non sono necessariamente avveniristici o particolari, noi abbiamo bisogno di uomini, consulenti attrezzati, possibilità di fare rogatori all'estero, uomini specializzati sia delle forze dell'ordine che ci possano seguire e poi abbiamo bisogno anche di una normativa che ci aiuti, non solo dal punto di vista dei controlli patrimoniali, ma ad esempio una normativa di incentivi alle collaborazioni dal punto di vista della lotta ai patrimoni mafiosi. Voglio dire, con uno slogan che non piacerà a nessuno, che forse sarebbe il caso di mettere una taglia sui patrimoni mafiosi. Mafiosi. Grazie. Una domanda fuori campo. Avete parlato di donne, una donna simbolo secondo me di questa cosa è Felice, sicuramente la dottoressa l'avrà conosciuta, per me la vera rivoluzione è questa donna, proprio perché che Peppino da giovane avesse questi modi di rivolta ci può anche stare, ma che una donna invece assumesse quell'atteggiamento così come l'ha assunto Felice è secondo me una cosa particolare. Lei che rapporto ha avuto con lei? Ma io l'ho conosciuta intanto dal punto di vista formale come
la madre della vittima, la parte offesa, la parte civile. L'ho chiamata a testimoniare come primo testimone nell'aula del processo e l'hanno accompagnata, l'ha seduta sul pretorio, ha puntato il dito contro Badalamenti e lo ha inchiodato le sue responsabilità. Un'emozione fortissima. Io mi ricordo i giudici popolari che erano veramente visibilmente commossi da questa donna. Quando è finito il processo io l'ho incontrata anche personalmente, è stata un'esperienza unica e irripetibile. Una donna fortissima, una donna attraversata dal dolore più grande della terra, una donna estremamente intelligente e coraggiosa e una donna che era il simbolo di quello che accennavo poco fa, il fatto di si possono pagare prezzi altissimi per mantenere alta la propria dignità e quella donna l'aveva pagati. Io credo che Felicia sia una figura assolutamente da propagandare, da far conoscere alle giovani generazioni, uomini e donne. Forse per le donne siciliane ancora ha un senso accostarsi a questo genere di rivoluzioni familiari, invece è una rivoluzione. Grazie.